tanto semplice prendere l'ascensore. Ti metti dentro, il piano. Incomincia la prima rampa di scale. Ciao raga. Cioè, per farvi capire a che altezza mi trovo. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi prendete l'ascensore al posto delle scale. Ciao a tutti ragazzi, come avete letto dal titolo, oggi voglio fare una sfida personale, ovvero voglio uscire dalla zona di comfort, quella zona dove tutti ci troviamo a nostro agio e non dobbiamo fare fatica. E perché voglio fare questo? Perché se usciamo dalla nostra zona di comfort dobbiamo impegnarci di più e di conseguenza miglioreremo noi stessi a fare sempre cose migliori. Per esempio, ci sono due opzioni, una più facile e una più difficile, e tutti noi siamo abituati a scegliere la strada più facile perché, come ho detto prima, lì non dobbiamo fare fatica, tralasciando quella più difficile perché dobbiamo impegnarci. Però a volte, nella maggior parte dei casi, è proprio la strada più difficile che è quella che ci porterà al maggior risultato, quindi a una maggiore soddisfazione. Quindi oggi faremo la scelta più difficile e lasceremo quella facile perché a noi non ci interessa. Con questo video voglio darvi un consiglio anche a voi: quando dovete fare qualcosa che non vi va, quindi la cosa più difficile, fatela. E poi, diciamoci la verità, se non ci impegniamo non otterremo mai niente. Mi è venuta già un'idea: siccome oggi il lavandino non va e io devo assolutamente bere, bevo circa 5 litri di acqua al giorno. Bevete l'acqua perché fa bene, soprattutto se fate sport. Ahimè, io bevo solamente acqua naturale. Quella frizzante a me riempie sempre di gas. In casa c'è solo questa acqua frizzante. Non è che non mi piace il gusto, preferisco bere l'acqua naturale, non frizzante. Guardate quanto gas c'è qui. Cosa possiamo fare? Uno, era riempirla dal rubinetto, ma non funziona. Due, è andarla a comprare qui giù a un negozio vicino. E tre, invece, scegliamo l'opzione più difficile, è quella che richiede più impegno, è prendere una borraccia, questa qui è da 2,5 litri, dirigerci verso una fontana, so già dove andremo, e di riempire tutta questa di acqua naturale, così possiamo berla. Sarebbe stato facile prendere la bottiglia di acqua frizzante e berla. Sto girando e ho trovato una fontana, solo sto già vedendo che c'è un signore con i borraccioni, sta riempendo tipo non come questa qui da 2 litri, ma sta riempendo quelle da 10 e quindi ci sta mettendo parecchio tempo. E non una, finisce di riempire una e dalla macchina prende l'altra. Aspettiamo che il signore finisca, ci vuole pazienza anche ragazzi. Oh, finalmente siamo arrivati. Eccola qui. Adesso vi faccio vedere quanto esce forte l'acqua. Guardate. Ah, che bello. Guardate quanto è fresca l'acqua. Tra l'altro il signore era lì e se n'era andato. Ok. 2 litri. Tra l'altro mi sto bagnando tutto qui vicino. Dai, dai. Che ho sete, dai che ho sete. Ok, direi basta così. L'ho riempita fino all'orlo. Vediamo, assaggiamo. Cioè, davvero comoda perché non devo stare nemmeno a togliere il tappo perché c'è la cannuccia. Davvero rinfrescante. Comunque lì in fondo c'è la fontana e questo posto è anche bello perché tu ti allini, vieni a fare le tue trazioni qui. Poi ci sono anche altri esercizi lì in fondo, lì anche per gli addominali. Eccoli per gli addominali. E poi quando avete finito di allenarvi, ecco qui, avete sete, portate la vostra borraccia e bevete l'acqua. E direi di dirigerci di nuovo verso la macchina perché abbiamo altre cose da fare oggi. La prima scelta difficile l'abbiamo fatta. Potevamo starcene belli seduti in casa sul divano, alzarci solamente per arrivare al frigorifero e prendere la nostra acqua frizzante. Invece no, siamo usciti di casa, ci siamo diretti verso la fontana. Adesso facciamo la seconda scelta difficile. Dovrò dirigermi a casa di un amico perché gli dovrò lasciare una chiavetta perché stiamo facendo un progetto al computer. E lui, poi vedrete, abita all'ultimo piano. C'è l'ascensore, però noi non prenderemo l'ascensore perché è facile prendere l'ascensore. Cioè, tu ti metti dentro, spingi il tasto e sali tutti i piani. Invece no, faremo tutte le scale per arrivare all'ultimo piano. Sono arrivato, qui abbiamo tutti i palazzi. Guardate quanti piani dobbiamo salire. Eccoci qui. Come vedete abbiamo già l'ascensore. Vediamo, funziona lui. Comunque sto vedendo solo se funziona, ma lo prenderemo. Guardate, è tanto semplice prendere l'ascensore. Ti metti dentro, prendi il piano. Ma come ho detto, dobbiamo impegnarci. Ho brutti ricordi per quanto riguarda l'ascensore. Non so se ve lo ricordate, circa 2 settimane fa siamo stati bloccati nell'ascensore di casa mia, io insieme a mia sorella Elena. Chi non ha visto quella clip ve la inserisco. Credete che veramente siamo stati rimasti bloccati in ascensore? Guarda. Cioè, capitato. C'è il cemento che si vede. Vedi dentro? E quindi da quel momento ho preferito utilizzare sempre le scale. Guardate, è sempre al piano zero. Non lo sto utilizzando l'ascensore, come potete vedere, piano terra. E adesso dobbiamo utilizzare tutte le scale. Qui c'è l'ascensore, ma proprio sulla destra incomincia la prima rampa di scale. E tra un piano e l'altro non ci sono poche scale, ma ce ne sono parecchie. Ci facciamo questa prima scalinata. Allora, vediamo un po'. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, cioè 25 scale, solamente un piano. Cioè io per ogni piano ora mi devo fare tutte queste scale ogni volta. Per farvi anche le riprese, sto salendo e scendendo, anche da un'altra prospettiva. Ciao raga, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale per questo video, Sono arrivato all'ultimo piano. Dopo aver salito tutte le scale, ce n'è un'ultima pre-bloccata. Penso porti alla terrazza. Vabbè, non ci importa perché non dobbiamo andare fin lassù. Adesso vi faccio vedere quanto sono salito. Ne abbiamo fatto un bel po' di scale. Cioè, per farvi capire a che altezza mi trovo, guardate. Adesso sono arrivato a casa del mio amico. Poi ci tocca utilizzare di nuovo l'ascensore. Vabbè, dopo tanto è la parte più bella perché dobbiamo scendere. Bello doverla scendere e non salire. Andiamo. Ci sono altre scale. Beh, tanto questa è a scendere più facile. Facciamo più in fretta. Velocità, velocità. Manca solo un piano. Ci dovrebbero essere le ultime. Non mi dovevo allenare, ma facendo tutte queste scale sto facendo praticamente cardio. Dai, che ho quasi finito. E voilà, arrivati. Finalmente sono ritornato in macchina perché sta iniziando a far freddo. Cioè io questi giorni stavo uscendo, come ho detto, a maniche corte. Mi sono messo la felpa perché ho detto beh farà più freddo. Ma qui oggi ci voleva proprio il cappotto. E tra l'altro secondo me tra un po' inizierà anche a piovere. Quelle nuvole lì in fondo non promettono niente di bene. E a me non piacciono. Voglio il cielo sereno col sole. Ma cosa sono queste nuvole, dai? Anzi, fino a stamattina c'era bel tempo. Tutto in una volta il cielo è diventato scuro. Sono arrivato vicino casa e devo parcheggiare. Le soluzioni sono due: o parcheggio più lontano e faccio un parcheggio più facile. Ora ve lo faccio vedere. Tipo le macchine una accanto all'altro. Guardate, senza fare manovre e niente, ti metti così in questo modo. Oppure devo andare più vicino a casa e fare un parcheggio più difficile, sperando che ce ne siano, tra una macchina e l'altra, dove devo entrare in retromarcia. Questa è la scelta più difficile, perché tutti avrebbero preferito parcheggiarsi qui, che è più facile. Ne ho trovato uno tra due macchine dove devo entrare in retromarcia, proprio vicino casa. Per me non è difficile farlo. È più complicato di quello di prima, perché non ci vuole niente a fare quello di prima. Comunque conosco alcuni miei amici che non sanno fare nemmeno quello. Allora ci accostiamo e proviamo ad entrare in retromarcia e fare questo parcheggio. Casa, dolce casa. Sono le 11:10. È arrivato il momento di fare lo spuntino, perché la colazione già l'ho fatta stamattina. Devo mangiare 20 grammi di mandorle e una banana. Quindi rispetto la mia dieta, che la strada è la scelta più difficile, oppure mangio quel che voglio e tutte le cose che mi piacciono, tipo merendine, che è la scelta più facile. Dobbiamo scegliere la scelta più difficile, quella di rispettare la dieta. E vi faccio vedere che di merendine ce n'erano in casa. Solo per farvi capire, aprendo questo mobile della stanzetta di Elena, sbucano i primi tarallini. Poi salatini e anche i Ringo. Questo solo nella stanza di Elena. Vi faccio vedere nelle altre stanze. Qui ho la Nutella. Il pancarré. Ti verrebbe da fare il pancarré con la Nutella, che è buonissimo, ma non possiamo. Dentro qui è rimasto anche una brioscina. Tra l'altro questa mi piace tantissimo. È plum cake al cioccolato. Ma non possiamo. Dobbiamo rispettare la dieta e fare la scelta più difficile. Allora, per la dieta avevamo detto 20 grammi di mandorle. 20 grammi. Vanno misurate, non le mangio a caso. 12. Ok, e poi una bella banana. Guardate quante ne ho qui dentro. Si vede che rispetto la dieta io. Quindi se queste scelte difficili le riesco a fare io, perché non potete riuscirci anche voi? Vediamo come sono queste mandorle. Buone. Sarebbe stato semplice prendere le merendine, farlo sederci sul divano e finirle tutte. Quanto sono buone le merendine. Però una volta finite, cosa ci danno? Ci fanno solo ingrassare. Invece questo, che è cibo sano, sì, dobbiamo impegnarci a mangiarlo, perché diciamoci la verità, non sono buone di sapore quanto le merendine. Però una volta che abbiamo finito di mangiare queste cose, ci sentiremo meglio. Noi ci impegniamo prima per avere un bel risultato dopo. Invece noi, quando soddisfiamo i nostri piaceri, tipo mangiando le merendine, ci sentiamo bene all'inizio e male dopo. Io mi finisco di mangiare queste cose qui e noi ci vediamo dopo. Ecco, sono nella mia stanzetta e penso che tutti la conoscete. La PlayStation non è quella 5, quella 4, perché già non ci gioco tantissimo. Sono rimasto ancora alla 4. Cosa fare il pomeriggio? Giocare alla PlayStation. Ora vi faccio vedere anche un po' di giochi che ho. Formula 1 23, perché chi mi segue su Instagram sa che amo la Formula 1, quindi seguitemi anche su Instagram. È il mio sport preferito dopo il calcio. Infatti qui abbiamo altri giochi di macchine, Crash, poi abbiamo Call of Duty, questo è abbastanza vecchio. Quindi a tutti noi piace giocare alla PlayStation,
perché è la cosa più facile, ci rilassiamo. Però prima il dovere e poi il piacere. Guardate cosa abbiamo qui, dei libri. Devo fare inglese. E voi mi direte, ma Remo, tu l'hai finita la scuola. Però ripetere inglese, che è una lingua importante, soprattutto nel mondo del lavoro, non fa mai male. Ripeto un po' di inglese e poi se mi va gioco alla PlayStation, non è il contrario. Allora, ripetiamo un po' di verbi irregolari. Hanno una forma irregolare al passato. Dalla forma base cambia il past simple, non segue la regola comune di aggiungere ed, cambia la loro forma participio passato. Ora vi faccio qualche domanda a voi e vediamo se rispondete sotto i commenti. Come diventa il verbo come, cioè venire, al past simple e poi al participio passato? Stoppate il video e rispondete sotto nei commenti. Beh, diventa came al past simple e come di nuovo al participio passato. Poi vediamo un altro. Drive, guidare, rispondete sempre sotto. Diventa al past simple drove e al participio passato driven. Anche il verbo mangiare, eat, cambia. Quello che si scrive è at. Diventa ate, cioè ate, e poi eaten al participio passato. E che dire, anche questo video è terminato. Mi sono divertito a registrarlo insieme a voi. Al di là del video, ragazzi, impegnatevi ogni giorno e prendete questo video come esempio, perché quello è stato anche il mio obiettivo. Non fate solamente la scelta più facile, ma fate anche quella più difficile. Detto questo, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale per supportare il canale. Mi raccomando, fatelo perché è importante, così mi permetterete di continuare a portarvi altri video. E che dire, un saluto da Giastremo e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao raga!